Purtroppo tutto quello che legge, quello che sta succedendo, il 2019 si sta presentando come un anno molto complicato. Non solo perché ci sono le elezioni europee, non solo per quello che sta succedendo nel mondo, ma perché c'è un dato di rallentamento. E di fronte a questo quadro, noi, la nostra proposta era quella di rafforzare il reddito contro la povertà che era stato istituito, aumentando le sue risorse, era quella di allargare a tutte le forme di lavoro gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, i contratti di solidarietà, a tutte le imprese, a tutti i lavoratori. E noi stiamo dicendo che tutte le imprese e tutti i lavoratori dovevano pagare un contributo se vogliamo dare gli ammortizzatori a tutti. Una cosa di questo genere, attraverso un elemento di solidarietà, permette di affrontare questa situazione. E poi noi non escludiamo di introdurre, noi lo chiamiamo non il reddito di cittadinanza, ma un reddito di inserimento, un reddito di accompagnamento che possa accompagnare quei giovani che stanno cercando lavoro ma non lo trovano, quelle persone che sono in imprese che cambiano lavoro, che hanno processi di ricollocazione da fare, e quindi che c'è la necessità che anche questi momenti siano accompagnati in una certa direzione. E poi bisogna combattere il lavoro nero. Guardate, due giorni fa io sono stato giù in Calabria e ho visitato, non c'ero mai andato, le baraccopoli di San Ferdinando. Io vi garantisco, almeno vi racconto sempre della mia reazione, io non credevo che fosse possibile vivere in quelle condizioni lì. E cioè, quando entri in un campo pieno d'acqua, perché era anche piovuto, con pozzanghere da tutte le parti, e stiamo parlando di migliaia di persone che vivono dentro a delle capanne costruite con teli, con plastica, senza luce, senza acqua, senza servizi, e che questi ogni giorno c'è qualcuno fuori che li viene a caricare per portarli a lavorare, e quindi sei di fronte a uno sfruttamento del lavoro senza precedenti. E allora, scusate, io capisco che se finalmente si arresta un latitante è una cosa importante, ma siccome era lo stesso giorno che io stavo girando lì dentro assieme ad altri, e sono tutti lavoratori stranieri, sono tutti lavoratori di nazionalità le più diverse che vengono sfruttati, nello stesso giorno tu avevi i ministri tutti là a farsi vedere che stava rientrando il latitante che finalmente hanno preso. E se vai in quelle zone lì, scopri che le forze dell'ordine sono sotto organico, che gli ispettorati del lavoro non hanno le assunzioni, e che fai finta che questa situazione non esiste, ma tu sei ministro degli interni. E vorrei ricordargli, perché questa cosa non gli va regalata, e bisogna che la rivendichiamo con forza, se in quel paese qui il terrorismo e le stragi fasciste, perché anche quello è stato terrorismo, sono state sconfitte e oggi possono arrestare i latitanti, che ce n'è degli altri, li vadano a prendere tutti, perché ce ne sono altri 40 o 50 in giro che non li hanno ancora presi, bisognerebbe ricordargli a questo che se oggi può succedere questo è perché in quel paese qui il movimento sindacale, il movimento dei lavoratori hanno sconfitto il terrorismo rosso e nero. E se invece, no, perché la cosa più divertente, sapete qual è? Che il ministro Salvini è stato eletto lì in Calabria dove ci sono le baracche, no, vorrei, forse questo è stato rimosso, ma lui è stato eletto lì. E se in quel paese qui invece, dopo tanti anni, non è certo una responsabilità solo dell'ultimo governo, ma è una responsabilità di tutti i governi, quindi anche loro, se in quel paese qui l'andrangheta, la mafia, la camorra continuano a imperversare, anzi ad allargarsi, perché oggi se c'è un elemento di unità di quel paese qui è che mentre le differenze stanno aumentando, oggi abbiamo un dato comune: la mafia e l'andrangheta sono presenti in tutta Italia nello stesso modo. Ve lo dice uno che viene da Reggio Emilia, provate a pensarci, il più grande processo contro l'andrangheta in Italia è stato fatto a Reggio Emilia. Dovrebbe farci riflettere, no? Di che cosa è successo, quale livello di infiltrazione è avvenuto, e guarda caso queste cose sono avvenute proprio attraverso il sistema dell'appalto, del subappalto e del fintappalto, a proposito del fatto che l'economia non c'entra con quello che sta succedendo. Allora al Ministro dovremmo dirgli, e al Governo,
che se si vuol fare una battaglia per affermare il lavoro e per combattere la 'ndrangheta è questo. E se 150 anni che mafia e 'ndrangheta ci sono, ce la vogliamo dire? Mentre il terrorismo è stato sconfitto grazie alla lotta, alla battaglia del movimento sindacale e anche delle forze di sinistra e allora anche del Partito Comunista, così la diciamo tutta in termini chiaro per dirci la storia a un elemento molto preciso. Dovremmo dirgli che se oggi la mafia ancora c'è è perché invece, come è noto, le connivenze con la politica sono sempre esistite e sono quelle che hanno sempre permesso alla malavita organizzata di essere un pezzo intero. E allora queste cose bisogna dirgliele, perché questo, nella legge di stabilità che stanno discutendo, stanno dicendo che una delle cose da fare è modificare il codice degli appalti, capite? Stanno dicendo di modificare il codice degli appalti. E che noi sappiamo perfettamente che modificare il codice degli appalti non solo apre altre cose, ma determina il fatto che è ancora più semplice fare gli appalti al massimo ribasso, non avere esperienze, e tutto questo scade sulle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, non su qualcun altro. E allora il 9 di febbraio CGIL e CISL e UIL hanno deciso di organizzare una manifestazione a Roma, che non è semplicemente una manifestazione contro il governo così perché non ci piace il governo, no. Perché noi, essendo un sindacati seri, prima di proclamare la manifestazione abbiamo messo assieme una piattaforma, abbiamo discusso con i delegati, con le assemblee e abbiamo detto cosa per noi c'era bisogno di fare in quel paese qui, gli investimenti nel mezzogiorno, le infrastrutture, la riforma fiscale, non la flat tax, la riforma fiscale, la lotta all'evasione fiscale, il rafforzamento delle politiche, il cambiamento, solo che questo governo non ci ha ascoltato. Abbiamo fatto un incontro, c'è stato un miglioramento, diciamo così, perché il governo che c'era prima, che in un qualche modo dovrebbe anche far riflettere, che quelli che dicono che si fa senza il sindacato adesso non sono messi tanto bene, anche questi farebbero bene a rifletterci, no? Ma al di là di queste battute, prima era gli incontri col sindacato erano dalle 8 alle 8 cogli latti, ma stavolta sono stati più gentili, ci hanno ascoltato per quasi 2 ore, dalle 10 a mezzogiorno c'è stato un avanzamento. Però non è successo niente, come non è successo niente neanche nel Parlamento, no? Perché vorrei dire che siamo di fronte anche a un passaggio un po' particolare, no? Una gran battaglia per eleggere il Parlamento e poi i parlamentari debbono votare senza neanche conoscere quello che stanno votando, cioè siamo ai paradossi, diciamo così, dell'estensione della democrazia. E anche con noi non hanno discusso di nulla. E oggi fanno provvedimenti che vanno nella direzione opposta di quello che ci sarebbe bisogno senza discutere con noi. E anche qui cominciamo a dire una cosa molto precisa. Io sono per rispettare la democrazia, è sotto gli occhi di tutti. Quelli che oggi governano, pur essendosi presentati alle elezioni in 2 schieramenti alternativi, poi hanno fatto il famoso contratto tra di loro, è sotto gli occhi di tutti che se tu fai la somma dei voti che questi hanno preso nel paese superano il 51%, quindi hanno la maggioranza. Ma vorrei far notare che se un movimento che ha preso più di 11 milioni di voti considera 11 milioni una cosa importante che lo fa votare, vorrei fargli notare che CGIL e CISL e UIL insieme hanno 12 milioni di iscritti. Se valgono gli 11 milioni che ti hanno votato, in democrazia dovrebbe valere anche il fatto che ce ne sono altri 12 milioni che ti chiedono di discutere. E non è mica vero che quelli che ti hanno votato non pensano più che CGIL e CISL e UIL debbano tutelare, perché da quel punto di vista lì la democrazia significa che non è che semplicemente io voto una volta ogni 4 anni, la democrazia è anche il fatto che le persone, i cittadini, i lavoratori hanno diritto sempre, non una volta ogni 4 anni a dire quello che pensano, e non è solo il voto che determina la partecipazione, ma è il diritto dei cittadini di organizzarsi anche in sindacato e di difendere i propri interessi, i propri diritti. E noi questo lo dobbiamo fare, come l'abbiamo fatto con i governi precedenti, senza guardare da dove venivano, ma giudicando quello che stavano facendo, noi dobbiamo fare la stessa cosa. E lo dobbiamo fare difendendo i valori della nostra Costituzione, anche quando questi vengono messi in discussione, perché noi li abbiamo difesi quando li voleva mettere in discussione Berlusconi, li abbiamo difesi quando li voleva mettere in discussione Renzi. Devono sapere sia Salvini che Di Maio che noi la Costituzione la difendiamo e la applichiamo anche quando loro fanno le cazzate che stanno facendo, quando fanno delle cose che non stanno né in cielo né in terra, a partire dal decreto sicurezza. E questa discussione noi la dobbiamo portare tra le lavoratrici e tra i lavoratori, senza aver paura di discutere, ma affrontando a viso aperto questa situazione. Perché guardate che qui è in gioco, come veniva ricordato, la dignità di chi lavora, e guardate che quando la dignità non c'è, quando non ci sono i diritti nel lavoro, non solo quando non c'è il lavoro,
Quando non c'è la dignità nel lavoro e i cittadini non sono persone libere anche nel lavoro, c'è meno democrazia. E provate a pensarci. I momenti più alti della storia democratica di questo paese, se pensate anche alle conquiste sociali e civili che sono state fatte negli anni 70 in quel paese qui, sono stati anche gli anni più alti di diritti nel lavoro e di lotte sindacali e di lotte sociali. E io credo che sia un fatto molto importante, e la chiudo su questo punto, che il 9 di febbraio CGIL e CISL e UIL, di nuovo CGIL e CISL e UIL unitariamente insieme vanno in piazza. Non è che abbiamo risolto tutti i nostri problemi, certo che ci sono anche idee diverse, ma avere oggi una piattaforma e poter rivendicare oggi che c'è bisogno di unire e di rispondere ai problemi dei lavoratori e che rimettere al centro il lavoro oggi significa rimettere al centro anche un'idea di qualità dello sviluppo, di qualità del sistema industriale, e quindi vuol dire chiedere al governo di fare gli investimenti, ma vuol dire anche agli imprenditori di fare gli imprenditori e di fare fino in fondo i loro investimenti e la loro parte, è oggi il modo per stare dentro a questa discussione. E credo che sia proprio anche per questa ragione che alcuni, Camera del Lavoro, mi chiedevano appunto cosa succede a Bari. E io penso che, siccome siamo persone intelligenti, io penso che a Bari saremo capaci, saremo in grado di far parlare quel paese qui, non di quello che succede dentro la CGIL. Poi noi faremo le nostre, prenderemo le nostre decisioni e dovremo decidere tutto quello che c'è da decidere. Ma noi saremo in grado di far parlare al paese. Perché badate, consentitemi questa battuta e davvero concluso, io mi sono stancato, potrei usare un altro termine, la dico così, ecco, preferirei, diciamola così, ecco, bisogna affinare, preferirei che quando incontro un giornalista, anziché dover rispondere alla domanda ma cosa pensi di quello che dice Salvino, di quello che dice Di Maio, ecco, io da dopo Bari vorrei che i giornalisti chiedessero a Salvini e Di Maio perché non fate quello che vi chiede la CGIL, che vi chiedono i lavoratori, non so se è chiaro, perché è ora di smetterla. E provate a pensare alla, a proposito di informazione, cosa hanno costruito, no? Quello si sveglia al mattino, dice delle cose, ecco perché, dice delle cose, si filma, aspetta cosa dicono nella rete e alla sera in televisione gli chiedono che cosa pensa di quello che lui ha detto la mattina. Voi capite che siamo, no, perché adesso questi qui che esultano, adesso fate, l'ho trovata singolare, no? Sono loro al governo, hanno messo la fiducia ed esultano perché hanno ottenuto quello che hanno messo loro nella fiducia. No, mi è venuto in mente come quando si gioca a calcio, no? È come se ti danno un calcio di rigore, tolgono il portiere, tu tiri in porta, hai fatto gol, esulti. Ma adesso pensano davvero che siamo tutti una manica di coglioni, che non abbiamo più la testa e che non capiamo quello che sta succedendo? No, ve lo dico perché dovremmo anche rendere chiaro che se c'è qualcuno che davvero vuol cambiare questo paese, che ha bisogno di far cambiare questo paese, siamo noi. Perché chi sta peggio oggi sono quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare, non gli altri. E quindi se c'è qualcuno che quel paese qui lo vuol cambiare sul serio, siamo noi. Ma noi lo vogliamo cambiare, fatemela dire così, forse è la nostra storia, no? Ma credo che ognuno di noi ha imparato, tra virgolette, che una delle cose che fa la differenza a essere nella CGIL, a essere di una certa parte, è che uno non è felice perché sta bene lui. Io penso che noi abbiamo imparato che uno è felice quando anche quelli che stanno assieme a lui sono felici, se no siamo scontenti. E questo fa la differenza. Io capisco che per il ministro che adesso gira con la felpa e quindi si identifica con qualcun altro, questo sia un ragionamento complesso, forse difficile da capire, ecco. Però io credo che noi abbiamo l'intelligenza e la forza per farglielo capire. Grazie.